Si è concluso ieri pomeriggio Subsidenze, il primo festival di street art ravennate organizzato dall'Associazione Culturale Industria, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili. Intorno alle 18, in viale Pallavicini, nel sottopasso ferroviario, si è tenuta l'inaugurazione dei lavori realizzati dai writers di Ravenna e da giovani provenienti da altre città della regione. Dopo tutte le polemiche su saldi spesi, un sottopassaggio da fare, non da fare, insomma, finalmente oggi questa fantastica inaugurazione, siete soddisfatti? Sì, sono soddisfatta e credo che l'iniziativa conclusiva del festival sia la risposta migliore al tentativo di polemiche che nel corso di questa settimana è stato scatenato. Noi qui abbiamo il sottopasso della stazione che è pieno di cittadine, di cittadini, di giovani, di artisti, dovrebbe essere così tutti i giorni. Abbiamo realizzato nei muri della città delle opere d'arte che vengono restituite alla collettività, al pubblico. Lo abbiamo fatto con lo spirito di rendere più bella e migliore questa città e soprattutto l'abbiamo fatto consegnando la città nelle mani dei ragazzi e degli artisti. Il futuro è loro e credo che abbiano dato ampia capacità di cavarsela bene. Oggi finalmente l'inaugurazione di questo sottopassaggio. Tantissimi artisti, tu da dove vieni? Cesena. Come mai hai deciso di partecipare? Perché l'ha chiesto la mia amica Eva. Anche perché è un'occasione per farsi conoscere. Voi cosa fate nella vita? Sono la batteria e studio, faccio il liceo artistico. Io faccio il liceo artistico, faccio fumetti, faccio illustrazione e scrivo anche. Cosa avete disegnato? Abbiamo disegnato, abbiamo cercato di rappresentare quello che è un paesaggio urbano comunque, quindi sia il senso di umido che comunque l'effetto, sia comunque quello che è l'effetto di sporco, di caotico, la vita, le persone, il pubblico, molto tutti. sfacciante e molto underground. E che cosa pensate di questa iniziativa? Molto bella, molto fantastica, un'occasione unica. Molto bello, sì, perché consentite ai giovani comunque di fare qualcosa e di potersi esprimere comunque. Dopo le ragazze, anche dei ragazzi, tu da dove arrivi? Da Imola. Come mai hai deciso di partecipare? Perché mi piace disegnare più che altro. Tu E per la invece? gloria. Io vengo da Longiano e. Perché hai deciso di partecipare? No, perché mi piace molto disegnare, comunque è un'esperienza anche quella, è la mia prima esperienza di pittura sul muro e volevo dare un contributo. Tu da dove arrivi? Vengo da Folimpopoli e anche a me mi piace disegnare perché è quella più gettonata. Cosa hai E più. disegnato? Io ho aiutato loro, ho aiutato a fare il bozzetto, a colorare e praticamente ho rovinato il lavoro dopo che loro miglioravano. Quindi cosa è venuto fuori dal vostro lavoro? Io che. No, cioè, tutto sommato nel complesso è venuto meglio di quanto mi aspettassi. Cosa avete proprio rappresentato? Una descrizione del vostro lavoro? È difficile da descrivere, può essere interpretato in vari modi, si possono prendere i Sì, punti, singole parti. singole parti come particolari e interpretarli a loro volta. Ad esempio il sole può essere una luna, può essere una forma geometrica oppure quello che vuoi. Oppure può essere interpretato come un'unica grande storia che fluisce da una parte all'altra. Per Principalmente è un cui, oppure un paesaggio urbano. paesaggio, oppure quello che vuoi, cioè è interpretabile al massimo, è per quello che mi piace più che altro. Cosa vi è piaciuto di questa iniziativa? Ma più che altro il fatto che ci fosse tanta gente così raggruppata, quello è stato molto bello. A me è piaciuto il fatto quando abbiamo scoperto che c'era uno scalino. Sì, oppure quando c'era il muro. Cioè, ci sono state delle difficoltà, però ad ogni modo sono tutte cose che si sono riuscite a sfruttare e a trasformare in cose utili.